fare le gole. Quindi, utensile apposito, non ha un tagliente a punta, ma ha un tagliente a scalpello, ok? Oh. Parte da una larghezza di 4 mm e si rastrema perché è trapezoidale, e man mano che io lo affilo diventa sempre più piccolo. Questo mi crea una complicanza che vedremo dopo. Va messo a altezza, come tutti gli utensili, e va messo anche perpendicolare al pezzo. Io ora vi faccio vedere così. Intanto cerco l'altezza, quindi me lo porto avanti e cerco l'altezza, va bene? Fatta l'altezza, mi sposto sull'unico punto che mi crea un angolo di 90 gradi con l'asse del tornio, quindi la faccia del mandrillo, ok? Apro la vite della torretta, quindi lascio la torretta libera di ruotare e mi sposto facendo battere il lato dell'utensile sulla faccia del mandrino e piano piano avanzo finché tutta l'aria che si crea tra il mandrino e l'utensile scompare, ok? A quel punto ritiro la vite. Così ho fatto la perpendicolarità. È importantissima perché io ora vado in maniera trasversale dentro al pezzo, via via verso l'asse. Se l'utensile è inclinato e io invece lavoro sull'asse trasversale, lui non mi lavora bene. A un certo punto il lato dell'utensile comincerà a battere sulla parte non tornita del pezzo. Io ora devo creare un'asola all'interno del pezzo, ok? Quindi se l'utensile non è perfettamente dritto, a un certo punto mi batte. Se è soltanto leggermente inclinato, magari non batte, ma non mi crea un diametro unico all'interno, perché naturalmente io dopo creerò un altro diametro dentro alla gola. Certo. Se l'utensile non è dritto, invece che essere a 90 gradi, avrà un'inclinazione più grande o più piccola, quindi a seconda di dove posiziono il calibro avrò sempre misure differenti. Ok? Quindi, oltre all'altezza, la perpendicolarità. Perfetto. È una lavorazione che mette parecchio sotto sforzo l'utensile, ok? Non c'ho solo una piccola punta che entra a contatto col pezzo, c'ho tutto il tagliente. Sì. Quindi l'effetto freno è abbondante e anche le vibrazioni si fanno sentire. Quindi, sempre due dita fuori. Evitiamo di andare oltre le due dita molto più che con gli altri utensili, perché questo è più facile che si spacchi, ok? E cerchiamo di stringerlo bene su tutte le viti utili, ok? Sono abbastanza lunghi, quindi se mi prende tutte e quattro le viti, tiratele tutte e quattro. Poi, è una lavorazione che va fatta per forza con la contropunta, non si può andare senza. Quindi mi posiziono alla contropunta, mi restringo per bene il mandrino e ci siamo. Se abbiamo visto la tornitura in lunghezza, la tornitura sul diametro, ognuna di queste implicava l'utilizzo di un solo nonio, o l'Y o l'X a seconda che facessi lunghezza o diametro. Poi abbiamo visto la tornitura a gradini, quindi la combinazione di entrambi i noni, due misure andavano rispettate, un diametro e una lunghezza. Nella gola ce n'ho tre da rispettare, ok? Perché la gola sarà sempre posizionata e distanza dall'inizio del pezzo, perché la gola sarà sempre posizionata su un punto qualsiasi all'interno del mio pezzo, della mia lunghezza. Quindi dovrò rispettare, oltre al diametro interno e alla larghezza, anche la distanza da una delle due facce. Io devo sempre partire da un punto per poter spostare l'utensile su tutta la lunghezza del pezzo a seconda delle varie misure che mi vengono chieste. Quindi devo sempre fare un azzeramento. Anche qui faremo azzeramenti sia sull'asse X che sull'asse Y. Quindi, mettiamo... Pigli la misura fin dove devi fare la gola, no? Io qui c'avevo un gradino di 10. Facciamo una gola che si trova a 15 mm dall'inizio del pezzo. Sì. Ok? Che abbia un diametro interno di 25, questo mi sembra che era un 30, così scendiamo di 30. Qualcosa, e la facciamo larga 5, in modo che poi sulla destra mi rimanga uno scalino, quindi un diametro a sé stante, lungo 10. Ok? Come mi comporto? Naturalmente
parto a cercare la prima misura, quindi quel 15 di distanza dall'inizio del pezzo. Sì. E si usa lui, ok? Non posso andare col calibro a cercare il 15. È sempre la solita storia. L'occhio non è preciso quanto le viti. Non si scappa. Cioè parti da dove batte con la contropunta e gli dai i 15. Quindi io che faccio? Intanto metto lo zero qui. Sì. Accendo la macchina e lo vado a far combaciare con l'inizio del pezzo. Quindi entro più dentro al pezzo, a interferenza, e con il carro mi sposto verso il pezzo fino a sfiorarlo. Nel momento in cui sfiora, mi fermo, apro le mani dal carro e disimpegno l'utensile. In questo momento, quando fate le gole, ricordatevi di uscire con l'utensile non solo del diametro su cui avete fatto l'azzeramento, ma anche del diametro più grande che avete a disposizione. Perché poi a un certo punto io mi dovrò spostare verso sinistra. Quindi, quasi sempre, ci andremo a trovare a toccare il diametro più grande. Se io esco solo di quello più piccolo e comincio a spostarmi verso sinistra, prima o poi l'utensile toccherà quel gradino che era rimasto e vi sfalzerà tutto quanto. Ok? Quindi tiro fuori l'utensile e ora comincio a contare i millimetri. Si è detto 15, sì. Quindi mi metto qui 1, 2, 3 e 4. Un giro completo di questa vite vale 4 mm. Devo arrivare a 15, sono 3 giri completi, 3 per 4, 12, più altri 3. Un giro l'ho fatto, il secondo, il terzo e adesso vado a 30. Tutti insieme così. Sì, perché sono in mezzo al niente, vedi, non ne sto toccando niente, quindi non ho nessun problema. 30. E questo è l'inizio. Questa è la prima misura, il 15, ok? Una è già tolta dalle scatole. Adesso si va a cercare la seconda misura, che è quella del diametro interno. Allora, ragioniamo. Qui c'ho un diametro di 34, qui c'ho un diametro di 30, devo arrivare a un 25. Quindi ora devo cominciare a cercare meno zero sull'Y. Accendo la macchina. Intanto mi porto via il diametro più grande. Ah, quello tranquillamente. Mi avvicino al diametro più piccolo e poi guardo il nonio. Ok? Sempre la solita storia. Quanto ho ancora di materiale a disposizione? 5 mm. Dove mi trovo? A 50. Il prossimo 0, se io continuo a girare la vite, tra quanti millimetri è? So che questo nonio arriva fino a 80, quindi ho altri 3 mm. Se io avanzo a occhi chiusi, perché in questo momento io non ho preso nessuna misura, so soltanto che questo era un 34. Se ora io avanzo di 3 mm, rischio di rovinare la mia seconda misura? No, perché ci ho dato i 3 mm, ce n'ho ancora 5 a disposizione abbondanti, quindi sono tranquillo. E mi costruisco lo zero. Quindi mi tolgo tutto il materiale che ho nel mezzo tra dove ero e lo zero. Adesso fermo tutto, tolgo l'utensile e do un valore a questo zero. Quindi col calibro entro dentro, prendo la mia misura, me la leggo, 28 e 7. Ci riproviamo. 28 e 7. E 28 e 7 sia. Quindi questo zero vale 28 e 7. Devi diventare 25. C'ho 3 mm e 7 da togliere. Non li tolgo tutti insieme. Ricordatevi questo passaggio. Io sto costruendo la seconda misura, il diametro interno. Non devo arrivare subito alla misura richiesta, ci lascio almeno 2 decimi. Ok? Non ci lasciate troppo, perché poi dopo dobbiamo spostarsi sull'asse X e questo utensile non è fatto per lavorare sull'asse X. 2 decimi ce la fa, 7 decimi non ce la farebbe. Quindi 3 mm e 7 sono 37 decimi, ce ne lascio 2, entro fino a 35. Decimi, 20, 30 e 35. E quei 2 decimi li lasciamo lì da una parte, ci si pensa dopo. Seconda misura quasi fatta, c'è da fare la terza, quella più difficile. La 6X, la larghezza interna. Mi è stato detto che deve essere 15 dall'inizio del pezzo, largo 5, quindi io ora ho da spostarmi verso destra. Che succede
quando io vado a cambiare il senso di rotazione, perché finora mi sono spostato verso sinistra, quindi nel momento in cui io mi sposto verso destra mi si crea il gioco. Prima rottura di scatole. Seconda rottura di scatole, questo utensile non ho idea di quanto sia largo. E se lo misuro, non è detto che la sua misura cada dentro ai decimi. Potrebbe essere 3 mm86, 3 mm82, ci possono essere centesimi nel mezzo. Perché io quando lo affilo, non è che c'ho, sto lì col micrometro a affilarlo finché non spacco i decimi. Come facciamo a capire quando... Io che cosa c'ho però? C'ho la possibilità di costruire, di togliermi tutti e due gli errori. Quindi il gioco che mi si crea nell'inversione di rotazione e l'incognita della larghezza di questo utensile. Perché? Io so che al massimo l'utensile è 4. Più grande di 4 non può essere, perché sono placchette con la diametro, con la larghezza più grande di 4. E so anche che man mano che mi viene dato, affilato, al massimo può essere più piccolo. Sarà 3. Ok? Quello che sarà, sarà. Non mi interessa. Io so che più di 4 non può essere. In più so che la misura richiesta del diametro e della larghezza interna della gola è 5. Quindi io ho un mio millimetro minimo, che è anche di più perché l'utensile è più piccolo, però io so che un millimetro ce l'ho di sicuro a disposizione. Io gioco dentro a quel millimetro. Quindi che faccio? Ritorno qua sulla mia vite dell'X. Intanto mi tolgo il gioco dalle scatole, quindi delicatamente vado a muovere la manopola togliendo tutto il gioco. Non tutti i torni ce l'hanno e non in tutti è uguale. In questo tornio il gioco è di 5 decimi quasi. Quindi ero a 30, lo risposto, tolgo il gioco e mi trovo a 25 qualcosa. Ok? Io che cosa devo fare? Devo trovare un mio punto di riferimento, che di solito è il 30, il 35, il 20, i numeri interi, da poter misurare. Quindi tolgo il gioco e vedo che il mio prossimo punto di riferimento, tornando indietro, è il 20. Quindi a 5 decimi o poco più da dove sono adesso. Questi 5 decimi dentro al millimetro ci stanno? Sì? Sì. Se io torno indietro di 5 decimi a occhi chiusi, perché non ho idea di che cosa sta succedendo lì ancora, rischio comunque di andare fuori misura? No, perché di 10 ne tolgo 5, ce n'ho ancora 5 per tutti gli eventuali errori. Quindi intanto torno a 20. E me lo metto qui, bello pulito e dritto. Adesso io sto 20 lo riporto nuovamente sul pezzo, perché naturalmente devo dargli un valore a sto 20. Per potergli dare un valore lo devo misurare, per poterlo misurare deve essere nel pezzo. Quindi che faccio? Riaccendo la macchina e riavanzo fino al 35 a cui ero arrivato prima. Eccolo qua. Perfetto. Io ora, se controllo quanto è larga sta gola all'interno, capisco quanto vale sto 20. Quindi mi metto qui con i corni del calibrino e prendo la mia misura. 4 mm e 2. Ci riprovo, non mi fido mai della prima. 4 mm e 2. Ok? Perfetto, io so che sto 20 vale 4 mm e 2. Non c'ho nessun gioco. Mi sono creato un punto misurabile che mi piace. Da 4 e 2 vado a 5, quello che mi è stato richiesto. Quindi quanto manca? 8 decimi. Conto 8 tacchette a ritroso. Queste sono 5, 6, 7 e 8. Ok? È andato troppo oltre. Perfetto. Questa, nel momento in cui io comincerò a lavorarla, è la mia terza e ultima misura richiesta. Però avevo lasciato in sospeso il diametro interno, il 25. Quindi intanto me lo rimisuro per essere sicuri che è 25,2 e è 25,2. Quindi ora che faccio l'ultima passata, invece di fermarmi a 35 come avevo fatto prima, avanzo anche degli ultimi due che avevo lasciato, quindi arrivo a 37. A sinistra adesso c'ho un gradino di 2 decimi largo della differenza che ho tolto facendo l'azzeramento e spostandomi verso destra. Quindi devo toglierlo.
reinverto il senso di rotazione e rivado al 30 dove mi ero fermato prima. L'utensile si è portato via tutto il materiale, quei due decimi che c'aveva a sinistra, anche se non è fatto, non è studiato per farlo, ce la fa, ok? E me ne riesco fuori. Quest'ultimo passaggio si chiama pareggiatura della gola e mi permette di avere una tornitura interna alla gola perfetta e non divisa in due singole passate, perché ogni volta che si fa un'entrata all'interno mi si crea un segno di tornitura. Se mi sposto e rientro nuovamente verso l'interno c'ho un altro segno di tornitura, ok? Invece noi dobbiamo fare in modo che ci sia un'unica passata finale in fuori, quindi ci lascio quei due decimi che tolgo soltanto alla fine, quando ho creato anche la terza misura. E a questo punto esco fuori. Ok? La gola è finita, io tramite le combinazioni degli azzeramenti X e Y riesco a spostarmi come cavolo mi pare sull'asse del mio tornio e creo tutto quello che voglio. Ok? Se voglio ritornare alle misure che avevo, non faccio altro che ritornare al 37. Ok? Se dovessi modificare qualcosa, e qui dovrei semplicemente ritornare al 25 più 3, quindi al 12. Ok? Queste sono le quote della mia gola rispetto all'utensile. Se invece vado a misurare, avrò un diametro qui, una lunghezza totale dall'inizio del pezzo al gradino di 15, e eccolo qua. Ok? Una larghezza interna di 5, ci sono i corni spuntati, infatti è 5,1, eccolo qua, torna, e un diametro interno che sarà uguale sia da sinistra che a destra perché ho pareggiato la gola, di 25, ok? Un altro motivo per cui si fa il pareggiamento della gola è che quando si affila sti utensili, ok, si affilano mano, lato, la mola, quindi la punta dell'utensile, anche se io lo metto dritto, non è detto che sia perfettamente dritta, ok, magari è leggermente inclinata. Arrivando in fondo e lavorando su tutta la parte inferiore, sull'asse X dentro la gola, io faccio spostare l'utensile a destra e a sinistra, quindi lui mi va a compensare un eventuale errore di posizionamento del taglio che io tendo a togliere quando metto l'utensile perpendicolare, ok? Finita la gola. A che cosa serve la gola? Io qui posso farci una filettatura e mi serve con me gola di scarico del filetto, oppure subito dopo una filettatura magari mi serve da tappo, quindi ci faccio, la uso anche come sede per uno ring. Sì, ok? Sì. Mi può servire per posizionare un cuscinetto dove poi a un certo punto dovrò metterci un facci passare l'olio, quindi farò un circolo dell'olio e anche col cuscinetto a battuta comunque l'olio riuscirebbe a passare dentro. La sede per un siger, ci sono tanti motivi per cui... Può anche sede di una puleggia? Di una cinghia, di qualcosa? Ci può creare anche le pulegge, ok? Naturalmente dovremmo fare una tornitura conica. Sì. Non sarà una tornitura dritta, quindi perpendicolare, però poi ci si può creare anche le pulegge e le cinghie trapezoidali e via discorrendo. La maggior parte dei motivi per cui si fa una gola sul tornio è per fare lo scarico del filetto, è il motivo più comune, però è questa qua, ok? Naturalmente a seconda delle quote che vi danno ci sono gole e gole. Questa è larga soltanto 5, ci può essere una gola larga 10 mm, ce ne possono essere 10 cm, ci possono essere 2-3 gole, ci può essere quel che passa per la testa un progettista che ha bisogno di costruirsi chissà quale cavolo di pezzo per chissà quale cavolo di